Ciao, sono Micaela Ramazzotti. Ciao. Ciao. Senti, mi piaceva l'idea di ripercorrere un po' con te gli inizi, soprattutto considerando com'è andata a finire poi. Beh, ho iniziato tantissimi anni fa, poco più, avevo un anno più di mio figlio, quindi mio figlio ha 12 anni, ne avevo 13. Ero una bimba di terza media, ho iniziato a fare foto, fotoromanzi, così. Pubblicità e poi è arrivato il primo film a 17 anni, e il film era di Pupi Avati, La Via degli Angeli, dove facevo un piccolo ruolo su un palchetto dove pedalavo una bicicletta, dovevo muovere le mani e quindi sbattere delle ali che avevo dietro e contemporaneamente suonare una pompetta. È stata la cosa più difficile della mia vita perché non riuscivo a fare né la pedalata né suonare il clacson. A un certo punto Pupi, no, ma chi è questa? Poi con lui ho fatto altri tre, boh, quattro film nel futuro, nella mia vita, quindi Giusto due cosette. sì, ne ho fatte tante col maestro, con Pupi Avati, tantissime. Dalla periferia o vai via subito o non te ne vai più, hai detto. Tu Sì. sei figlia di un'impiegata e di un vigile urbano, ma hai capito presto che volevi andare fuori a scoprire il mondo. Cos'era più questa voglia appunto di scoperta o un malessere quello che ti ha spinta? Ma era la voglia, guarda, non so se era la voglia di fare l'attrice in realtà, era la voglia di comunque esplorare, di mettere il naso fuori da sicuramente un mondo che era molto piccolo, nel senso che era un quartiere piccolo di una periferia, che poi sia una periferia, che sia un paese, non cambia, però comunque il giro è sempre quello, il bar è uno, i negozi sono due, la scuola è quella, gli amici sono quelli. E quindi ficcare il naso, esplorare, uscire un attimo e vedere cosa c'è dopo la Cristoforo Colombo, raggiungendo l'euro, superando l'euro e arrivando al centro. Poi a me piaceva comunque il cinema, mi piaceva vedere film, quindi non avevo grandi opportunità. Insomma, allora non c'era neanche, quando ero proprio piccina io, non c'era ancora il cinema. Dovevo arrivare ad Ostia o all'Eur, quindi comunque la voglia di sicuramente di esplorare, di guardare un po', di mettere il naso un po' più in là. Beh, non avevi il cinema a portata di mano, diciamo. Tuttavia, tu hai capito che ti piaceva il cinema quando eri Sì, mi piccola. piaceva molto, poi l'ho scoperto man mano, insomma i grandi autori sono arrivati dopo, però mi piaceva perché ogni volta che entravo in una sala cinematografica dicevo che bello, che meraviglia, sono lì a vedere una storia raccontata da un regista che mi vuole trasmettere qualcosa del suo mondo, da dove è arrivato, da cosa è venuto, una storia inventata. Quindi mi piaceva molto, sempre stata appassionata di film, insomma, a partire da tanti registi, ecco. Sicuramente mi piaceva, ecco, quello che conoscevo, ho conosciuto fin da piccola Woody Allen, poi da lì Ok. sono partiti gli altri autori. Sai, la parabola di chi parte da zero e poi arriva in posti insospettabili è un po' il mio tallone d'Achille. E poi credo che tutti noi che partiamo da zero abbiamo delle piccole ossessioni. Può essere il voler fare i soldi o il voler ottenere un riconoscimento dal mondo esterno. Le tue piccole ossessioni di rivalsa quali erano? Ma non c'era una rivalsa, c'era più una voglia di indipendenza e di emancipazione. Quella mi ha spinto a scappare, andare a vivere sola, perché volevo comunque avere la mia libertà. Cioè, questa voglia di libertà era un desiderio che comunque lo avevo fin da piccola, quindi volevo comunque sentirmi libera. Il fatto di allontanarmi sicuramente dal mio quartiere mi dava anche la possibilità di essere un'altra, di conoscere persone nuove e di non appartenere più a quella ragazza che conoscevano. Te lo ricordi il primo momento in cui ti sei guardata dall'esterno e hai pensato sono libera? Ma quel senso lo vivi sempre, il senso di libertà. Ok. Ogni giorno, secondo me, ogni giorno lo conquisti. Libertà è una cosa che conquisti sempre, ogni giorno, da sempre e per sempre.
non è una cosa che dai per scontato, ecco, perché la libertà non è solo prendere e andare via, la libertà è una libertà mentale, un'apertura verso il mondo, verso gli altri. C'è un passaggio nella tua vita che secondo me racconta bene le vicende di molte persone che fanno questo mestiere, ovvero all'inizio sembrava che tu fossi partita, ti hanno lanciato con dei film che sono andati anche bene, no? Zora la Vampira, Vacanze di Natale, eccetera. Poi tu a un certo punto hai preso, te ne sei andata a Londra e hai lavorato lì, credo, come cameriera. Sì. Cosa era successo? Avevi paura di non farcela? Ma sono andata con l'obiettivo di imparare l'inglese. Poi sono andata perché avevo voglia di viaggiare, perché lavorando sempre tanto non sono riuscita a viaggiare tanto, ecco. E quindi ho detto vabbè, sto qui un po' così. Poi però erano 2, 3 mesi, 6 mesi, a un certo punto fui chiamata da un regista per fare un provino, tornai e poi da lì sono partiti grandi film, quindi meno male che sono tornata. Eh beh, pure per noi meno alla male. Fine. Insomma, nel senso che forse lì che avrei fatto la Madonnara a Piccadilly Circus, calcolando che venivo dal liceo artistico, l'Accademia delle Belle Arti, quello era il rischio. L'arrivo dei grandi film in ordine, Tavarelli, poi Carlo e Paolo Virzì, è interessante perché è come se loro avessero intercettato puntualissimi l'immagine che tu stavi costruendo di te in quel momento, che poi è quella delle donne che racconti, che tu a volte chiami un po' mattarelle. Storte. Qual è il confine che ti separa e che ti unisce da questi personaggi dopo tutti questi anni, secondo te? Ho sempre avuto un'inclinazione a interpretare personaggi sicuramente un po' storti, con delle peculiarità. Non mi è mai piaciuto interpretare eroine o comunque donne molto forti, perché penso che la debolezza, le fragilità fanno parte dell'essere umano, dell'umanità, quindi non mi divertirei probabilmente, poi non lo so, magari metti a fare la guerriera su un cavallo con la spada, no, però non sono, mi piacciono perché dentro ognuno di noi, ma dentro penso veramente la vita delle persone, se togliamo il coperchio del pentolone escono fuori tutte le fragilità, le debolezze, le paure e le insicurezze, quindi questo per me portarlo al cinema era una cosa che è venuta in realtà non proprio naturalmente, perché l'ho portato fin dai primi film, quindi ho portato la mia innanzitutto di fragilità, non mi sono mai nascosta, mi è sempre piaciuto portare qualche l'insicurezza, un tic, insomma su tutta la vita davanti era questa madre squinternata, più piccola di questa figlia, che insomma inadeguata, l'inadeguatezza umana che è quella un po' che fa parte un po' di tutti noi, no? Che non sappiamo sempre se stiamo facendo bene o male, e questo mi piaceva, mi è sempre piaciuto. Sembra quasi che tu voglia proteggerle, le donne che interpreti. Sì, perché io sono fortunata, faccio un lavoro bellissimo e sono molto grata a questo lavoro da sempre, quindi ho avuto, insomma, incontrato persone giuste al momento giusto, film giusti e personaggi giusti con i maestri, con i grandi maestri. Però se penso a tante donne in tanti mondi subalterni, di sfruttamento, dove magari la fortuna lì non arriva, dove lo stipendio è pochissimo per riuscire a pagare forse una stanza, allora dico, caspita, ancora quanto bisogna lottare ancora. Cioè, penso che in certe parti, in certi mondi, la rivoluzione femminile deve ancora arrivare, spero al più presto. Quando io penso a te ho sempre questa immagine, la prima, fortissima, cioè quella di te che canti. Di te che canti Maledetta Primavera in macchina, di te che canti La Prima Cosa Bella, di notte in una piazza bagnata, di te che non riesci a cantare senza fine in ospedale davanti a tuo padre. Credo che sia un po' una formula che ormai è entrata nel nostro immaginario cinematografico. Sì. La Ramazzotti che canta i grandi classici. Sono scene forti.
La musica al cinema, poi questo tu hai nominato, insomma, Senza fine, La prima cosa bella, sono poi, insomma, due film importantissimi, forse i due più importanti, insomma, che le persone quando mi fermano per La pazza gioia e per La prima cosa bella, quindi sicuramente sono orgogliosa, mi orgoglisce. Anche perché ho lavorato con il grande genio di Ornella Vanoni e me l'ha detto, me lo ricordo bene la scena di Senza fine, tu che vai via dal mare, insomma, nella pazza gioia. Tu sei una che va sotto palco a farsi un po' di concerti, vero? Qualcosa sì, ora guarda l'ultimo concerto, proprio quello, vabbè, ora sono andata al concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, l'ultimo... sono andata al Lucca Summer Festival nel 2019, era luglio, era il concerto del mio cantante preferito, nonché Elton John, e stavo girando un film e dovevo girare la mattina presto all'alba, io ho finito le riprese, sono partita con mio figlio, il grande, siamo andati a vedere Elton John. E la mattina sono andata sul set ed ero carica, felicissima, perché mi piace molto, è un artista che è uno degli artisti che forse mi appassiona più di tutti, mi appassiona anche la sua storia personale, i suoi rapporti, il rapporto che ha avuto con la sua famiglia, che era un ragazzo insicuro, poi è diventata la star delle star. Mi piacciono i testi delle sue canzoni, mi piace lui da sempre. Pianoforte. Oggi avete scattato Micaela in chiave punk rock, tra l'altro. Così mi dicono, sì, era punk oggi, ero punk abbastanza. Boh, non so. Ce l'hai un po' quest'anima anche tu? Sì, sì. Penso di sì. Ti appartiene? Sì, cioè penso di sì, a tratti la devi un po' tenere, perché comunque... A tratti la... Per esempio? Beh, insomma, son mamma di due ragazzi, quindi non è che posso ormai, insomma, un po' più... anche nella scelta dei film qualcosa è cambiato, per esempio, su certe anche scene mi sento un po' più pudica rispetto ai tempi passati, perché ho un figlio adolescente, quindi un po' mi frena. E perché immagino che magari lui ha gli amici, quindi ecco, in questo però mi sento però bene, non è una cosa che mi limita, anzi mi evolve, perché penso poi che posso fare altre cose, altre scene, altri ruoli. Rimaniamo sulla musica, chiudiamo con la nostra domanda preferita, quella di Rito. La playlist di Micaela Ramazzotti, le tre canzoni della tua vita, ci puoi pensare? Racchiudere tutto in tre canzoni è difficile. Se ce ne vuoi dare anche cinque, no, sei, allora, sette, siamo con te. Dunque, mi viene in mente Honky Cat di Elton John, tantissimo. Love of My Life di Freddie Mercury e Lithium di Nirvana. Fatto un attimo, non lo so. Così, però ce ne sono tantissime, loro tre sicuramente, adesso che me l'hai detto così al volo mi viene da dire loro. Hai puntato in alto, erano tre. Beh sì, tutte e tre molto diversi, ma tre artisti che ogni volta li ascolto sempre. Grazie. Grazie a te.